Il latifondi, il cui nome deriva dal latino latus fundus, erano estesi poderi utilizzati in Sicilia soprattutto per il pascolo o per colture tradizionali, senza che si avesse però particolare cura nella produzione dei relativi prodotti. Il proprietario, quasi sempre un nobile, risiedeva lontano dalle proprie terre e ne lasciava la gestione ad un suo uomo di fiducia, detto Gabellotto, il quale a sua volta, servendosi di altri personaggi, sfruttava il lavoro dei contadini, lasciando loro solo il necessario per la sopravvivenza. Questa situazione, costellata da notevoli malumori e frequenti esodi dalle campagne, si protrasse per lunghi anni, ma divenuta col tempo insostenibile, spinse i vari governi a combattere il latifondo, incentivando la creazione di piccole e medie proprietà autonome. Con la promulgazione della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano venne istituito un apposito ente, il cui compito era dunque quello di favorire l'insediamento dei contadini negli appezzamenti di terra loro assegnati, con l'intento soprattutto di migliorare la produttività delle colture. Nacque così l'idea, fortemente voluta da Mussolini, di costruire un certo numero di case coloniche equamente distribuite nel territorio, tali da attirare le famiglie in aree che, sebbene fertili, erano poco gradite per la lontananza dai centri urbani. Come azione di supporto si pensò altresì di istituire dei particolari nuclei abitativi, detti borghi rurali, il cui compito doveva essere quello di fornire i servizi essenziali di assistenza, come la scuola, la chiesa, l'ufficio postale, la condotta medica e la stazione dei carabinieri. Uno dei primi fra le migliaia di borghi costruiti in Sicilia è certamente il villaggio di Pergusa, nato nel 1935 in seguito alla proclamazione dell'impero, ma soprattutto per operare una forte azione di bonifica delle aree paludose esistenti tutto intorno al lago. Il sito conserva tuttora l'impianto tipico dei borghi, così come li avevano progettati gli architetti dell'epoca. Un obelisco, posto al centro dell'area, con due vistosi fasci littori e alcune lapidi inneggianti all'opera meritoria del duce, conservano nel tempo il ricordo del passato. La piazza è inoltre coronata sulla sinistra da un edificio occupato oggi dalla caserma dei carabinieri. Sulla destra dalla scuola elementare. Mentre sullo sfondo esiste ed è perfettamente agibile la chiesa parrocchiale dedicata al crocifisso. L'interno ad una sola navata è semplice ed accogliente.
ed è arricchito da un tetto in legno e capiate metalliche. Oggi Pergusa ha assunto l'aspetto di un tranquillo luogo di villeggiatura. Con ottima possibilità ricettiva e con attrezzature sportive, fra le quali spicca un autodromo dotato di un circuito di circa 5 km e di tutte quelle infrastrutture che ne consentono l'utilizzo per gare di diverso tipo. Il bel panorama che ora vi mostriamo è quello su cui si affaccia il borgo rurale di Libertinia, fortemente voluto dal senatore Gesualdo Libertini con lo scopo di realizzare nelle sue terre una grande opera di bonifica. Questa è la casa dove ha vissuto nei periodi di disimpegno politico e dove ha impostato il progetto del villaggio che porta il suo nome. Il borgo, nato nel 1936, risulta abbastanza esteso e risponde alla impostazione tipica voluta dal regime dell'epoca. Questa è infatti la chiesa parrocchiale dedicata alla Vergine della Provvidenza, affiancata da una grande canonica. Poi esiste un asilo nido, e una scuola elementare. Non manca neanche il municipio, e l'ufficio postale, dove confluisce la corrispondenza dei pochi abitanti del luogo. Nonostante tutto, però, il sito riveste ancora oggi una certa importanza per la presenza di una stazione sperimentale di granicoltura, il cui compito è quello di selezionare le sementi ed ottimizzare la produzione di questo importante alimento. Tre anni più tardi, cioè nel 1939, fu posta la prima pietra per l'insediamento che stiamo visitando, intitolato al capitano dei carabinieri Antonio Bonsignore, medaglia d'oro al valor militare, così come si evince dalla grande lapide posta sulla facciata del municipio. Questa è la chiesa, affiancata come sempre dalla canonica, poi la scuola, la caserma dei carabinieri, la condotta medica e l'ufficio postale.
Oggi il sito è abitato da un centinaio di persone. Ed è arricchito dalla presenza del lago Gorgo, le cui acque sono utilizzate sia per l'approvvigionamento idrico della zona, sia per l'irrigazione delle fertili campagne del circondario. Se ora ci spostiamo nel territorio di Butera, ci ritroviamo in prossimità del lago di Sueri, capace di 14 milioni di metri cubi d'acqua, nato intorno al 1940 per irrigare le fertili campagne del circondario. Contemporaneamente incominciò a sorgere nel fondo Butadauro l'omonimo borgo, provvisto però solo di quei servizi strettamente necessari e senza nessuna attrattiva, tanto da indurre gli abitanti ad allontanarsi via via da quel luogo, lasciando ai vandali l'opera distruttiva che è sotto gli occhi di tutti. Oggi è ricordato soltanto per l'ottimo olio extravergine di oliva che viene tuttora prodotto nella zona. Restando in provincia di Caltanissetta, ci ritroviamo in un piccolo ma accogliente borgo fondato nel 1941 in memoria di un certo Gigino Gattuso, definito dal regime martire fascista. Il sito, successivamente denominato Petilia, ci mostra la linda chiesetta riaperta al culto dopo un restauro finanziato dagli stessi abitanti della zona. Lungo il viale di accesso alla Via Crucis, realizzata in ceramica, poco più avanti la scuola elementare, arricchita da una serie di murales. Poi la sede di una associazione locale, e un abbeveratoio al servizio degli allevamenti della zona. Nelle immediate vicinanze, una serie di attività commerciali giustifica il mantenimento di quell'agglomerato in uno stato di perfetta conservazione. Il borgo che ora ci accingiamo a visitare
e intitolato al catanese Pietro Lupo medaglia d'oro al valor militare. Costruito dall'ente siciliano per la colonizzazione del latifondo su incarico del governo fascista, fu completato nel maggio del 1941 e doveva costituire il polo di attrazione per i coloni sparsi su un territorio ad altissima vocazione agricola. Di fatto riuscì ad ospitare soltanto una popolazione di una quindicina di persone che ben presto lo abbandonò. Nel 2003 tuttavia era stato presentato un progetto di ristrutturazione mirante ad utilizzare il sito come polo turistico. Successivamente però, venuta a mancare la copertura finanziaria, quel progetto venne annullato e le aree vennero destinate a deposito di macchinari agricoli dei proprietari dei terreni circostanti. A pochissimi chilometri in linea d'aria dalla grande miniera di Baccarato fu costruito intorno al 1948 l'omonimo villaggio, nato per servire i vasti e fertili territori della provincia di Enna. L'insediamento, inizialmente accolto con favore, venne via via abbandonato nel corso di un decennio, perché gli abitanti, pur continuando a coltivare le terre circostanti, erano attratti dai nuovi sistemi di vita dei comuni vicini. Tuttavia è visibile, seppur distrutta, la piccola chiesa che in quegli anni dispensava i sacramenti ai parrocchiani. E nello stato in cui versa oggi l'antico borgo è difficile intravederne un suo possibile recupero. Rimanendo ancora in provincia di Enna, ci rechiamo a visitare il Borgo Casino, posto a 414 metri sul livello del mare e al centro di una ridente vallata. Entrati nella vasta piazza centrale, riconosciamo gli edifici tipici del borgo. Questa è la scuola rurale. Poi l'edificio di una delegazione del potere centrale. E infine la chiesa parrocchiale. Di cui vediamo il semplice interno. Il borgo è oggi abitato da una cinquantina di persone,
e potrebbe costituire, con strutture ricettive adeguate, uno dei migliori luoghi per trascorrere una piacevole e serena vacanza. Se ora ci spostiamo in prossimità del comune di Caltagirone, veniamo accolti da una grande pineta attrezzata, adiacente a quello che va sotto il nome di Borgo Santo Pietro. Nella evoluzione di questa località si inserisce però un episodio riferito dalle cronache dell'epoca. Pare infatti che alcuni esponenti del partito fascista, approfittando della presenza del duce a Caltagirone, lo invitarono il 12 maggio del 1924 a posare la prima pietra per quella che sotto il nome di Mussolinia sarebbe stata una città giardino col compito specifico di coordinamento dell'economia della zona. Ma al di là di quell'episodio, i lavori non furono mai portati avanti. E al capo del governo, che chiedeva notizie sullo stato di avanzamento raggiunto, venivano sempre mostrati degli abili fotomontaggi. La cosa venne anche evidenziata negli scritti di Sciascia e successivamente di Camilleri come una grande beffa operata nei riguardi di Mussolini. Questa è la prima chiesetta costruita nell'attuale borgo, a cui successivamente ne venne affiancata un'altra più grande, poi un giro nella ridente località. Qui è stato anche istituito un interessante museo naturalistico e una sezione staccata dell'ospedale di Caltagirone. In conclusione, la visita ai luoghi che vi abbiamo mostrato ci ha portato a riflettere sul fatto che queste opere non sono nate per una politica avventata, ma in seguito ad un progetto definito a livello di governo nazionale. Esse rappresentano dunque un frammento della nostra storia e, ove possibile, sarebbe il caso di riportarle ad una nuova fruizione sia turistica che di pubblica utilità.